Corona per il terzo anno al Bagalati, per il secondo insieme a Di Maggio, si spera in un campionato da vertice, presupposti ci sono. Ma diciamo che i presupposti per fare bene ci sono tutti, la società anche quest'anno ha fatto una squadra forte per cercare di puntare in alto. Ovviamente siamo consapevoli che ci sono quegli avversari e quindi insomma noi facciamo il nostro dovere, insomma dopo si tirano i conti. Bene. Il rapporto con Di Maggio, oramai c'è sintonia piena presumo? Ma diciamo che giochiamo insieme da 3 anni con Vittorio Di Maggio e con Pipito Domenico e diciamo che ci troviamo abbastanza bene. Insomma, e spero che anche quest'anno di avere un ottimo feeling, come si suol dire. L'un l'altro, soprattutto Vittorio lo scorso anno è riuscito a vincere la classifica capo cannonieri, magari riuscirai a farlo tu quest'anno con il suo aiuto. Ma lo spero, sicuramente più che vincere la classifica capo cannonieri spero di fare meglio rispetto all'anno scorso, perché comunque l'anno scorso un po' per una mia imprecisione, un po' per sfortuna, non è stato un anno brillante. Spero di fare meglio quest'anno e se dopo si dovesse vincere la classifica marcatori, insomma. Un giudizio sulla faccia. Ieri è stato il primo giorno con il mister, mi è sembrata una bellissima persona, sia a livello umano che come allenatore, insomma. L'hai conosciuto come avversario? Come avversario sì, tre volte l'anno scorso ci abbiamo giocato contro e non l'abbiamo battuto mai, quindi, quindi speriamo, positivo. Quindi positivo è stato sicuramente l'impatto con il mister. Perfetto, in bocca al lupo per la stagione. Crepi, arrivederci. Ciao.